Salute a te, nobile Irem, e a te, fedele Arsinoe. Vedo che ci conosci, maga.
Dalla morte del mio povero padre, barbaramente ucciso dal crudele Agadon per favorire sua nipote, l'attuale regina Tenefi, ho sempre vissuto nascosto tra le montagne, addestrando il mio braccio alla dura arte delle armi, aspettando con ansia che arrivasse il giorno della vendetta. Mentre in tutto questo tempo il nostro popolo ha vissuto sotto il giogo del tiranno, costretto ad adorare un dio crudele e sanguinario che esige, per essere placato, quotidiane offerte di sangue umano. Da qualche tempo, numerosi presagi ci inducono a pensare che il giorno della riscossa sia giunto. Indicaci nella tua saggezza la strada migliore da percorrere. Nulla di ciò che accada viene per caso. E nulla potrò dirti che non mi sia suggerito da coloro che hanno imperio su di me. Fa che una goccia del tuo sangue cada in questo bacile, e io potrò dirti ciò che desideri. Aspra e dura sarà la tua battaglia, ma tu supererai ogni difficoltà se avrai al tuo fianco un uomo che saprà unire alla tua spada la forza del suo braccio e del suo cuore. Ed esiste quest'uomo? Se sì, dimmi il suo nome e dovessi offrirgli anche la metà del mio regno. No, l'uomo che ti aiuterà non può essere comprato. Egli è forte, ha poteri sovrannaturali. È il figlio del sole. Il suo nome è Maciste. Maciste, aiuto! Ascolta, corri, ti scongiuro! Soltanto tu puoi farlo! Non possiamo pagare i tributi! Siamo poveri, molto poveri! Che ne sarà di noi? I soldati della regina Tenefi stanno razziando dai nostri villaggi tutte le donne più giovani! Aiutaci! Corri a salvarle! Le ragazze le portano al tempio del dio del fuoco! Tu solo puoi salvarle! La misura è colma! Questa, Zirgo, venite con me! Ti prego, signore, ti prego. Se uno di voi oserà fare un passo avanti, il villaggio sarà raso al suolo. Ma tu sai, mio signore, che noi già versammo tutto il nostro raccolto. Toglietevi dai piedi. Ascolta. Via. Voi, frugate dappertutto. Un terribile morbo ha ucciso tutti i nostri armenti. Abbi pietà. Vattene. Abbi pietà di noi. Moriremo di fame. Moriremo di fame. Chi sei? Il mio nome è Antea. Sono la figlia del capovillaggio di Milas, che i tuoi soldati hanno barbaramente ucciso con il resto della mia gente. Non sarebbe accaduto se anche loro avessero fatto il proprio dovere. E tu chiami dovere sottostare a una legge così crudele? Misura le tue parole, ragazza. Sei molto bella. Ed io non sono uomo da disprezzare le grazie di un bel volto.
È mio diritto scegliere una fanciulla nel gruppo delle prigioniere. La prescelta sei tu. E ti giuro che non te ne pentirai. Preferirei morire piuttosto che diventare la tua schiava. Perché? Non saresti orgogliosa di essere la favorita di Temail? Il capo delle guardie della regina? Voi portatela via e unitela alle altre! Signore! Signore, ti scongiuro, abbi pietà! Risparmia le nostre ragazze! Non è colpa mia se vi rifiutate di pagare i tributi! Alzati! Alzati! A cavallo! Signore, abbi pietà, signore! Pietà! Avanti, che Menfi è lontana! Thank you.
Grida ai tuoi uomini di arrendersi. Basta! Gettate le armi! Faccio dono della vita a te e ai tuoi uomini perché torniate a Memphis. E diciate alla regina Tenepi che avete incontrato Maciste e che Maciste vi ha sconfitti. Andate! Via! Geisa, Zirgo, accompagnate queste donne al loro villaggio e poi venite all'accampamento. Ma tu sei Maciste? Sì, perché? Mi conosci? E chi non ti conosce? Il tuo nome sulle labbra di tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Perché non sei giunto prima? La terra è grande e le ingiustizie sono molte. Ringrazia gli dei che sia giunto in tempo per salvare te e le tue compagne. Va, torna al tuo villaggio. Portami con te, Maciste. Io sono sola al mondo, nessuno al villaggio mi attende. Sarò la tua schiava, la tua donna, tutto quello che vorrai. Come ti chiami? Antea. Lo sai, Antea, che noi non abbiamo villaggio, né città, né patria? Da oggi la mia patria sarai tu. La nostra è una legge di lotta e di sacrificio. Lascia che io lotti con te e ogni sacrificio mi sembrerà una gioia. E sia. Attenta. Bada a quello che fai. Mia regina, il prode Temail chiede di essere ammessa al tuo cospetto. Che entri. Maciste ci ha assaliti, mia regina. E nessuna forza al mondo avrebbe potuto fermarlo. Un masso che nemmeno 100 uomini avrebbero smosso, lui da solo l'ha fatto precipitare su di noi. È giovane? Giovane e bello, mia regina. È grande il suo imperio, poiché la gente lo segue e lo ama. Va, Temail. Soldati messi in fuga per colpa di Maciste. Temail, il nostro più valoroso capo, sconfitto da Maciste. Quest'uomo sta diventando una minaccia per il mio regno. Finché il dio del fuoco ci protegge, non abbiamo nulla da temere. Maciste mai potrà sconfiggere gli uomini Yuri che stanno a sua guardia. Non mi basta. Voglio vendicarmi di quest'uomo che ci sta umiliando. E sia. Ti giuro per gli dei che lo prenderemo. E come? Non sta a me ricordarti che non sono mai venuto meno alle mie promesse. Ti ho fatto regina assoluta di Menfi. Avrai la testa di Maciste. Lo voglio vivo, ricordati. E perché? La morte per un uomo come Maciste non è una punizione. Deve soffrire e da ogni parte devono venire a vedere che io, Tenefi, tengo mio prigioniero l'invincibile Maciste. Darò 100 pezzi d'oro per la sua cattura. E sia. Ehi, gente, è arrivato!
vado in mercante con la più bella merce di Oriente. Ehi, donne! Venite, belle ragazze, venite! Venite qua! Guardate, ragazze, e ditemi se avete mai visto tessuti più morbidi e colori più belli. Questo colore dona i tuoi occhi, non è vero, forse? Che dirà il tuo uomo vedendoti così adornata? Solo 3 denari, pensa, 3 denari. Provaci ancora, ti farò vedere io. Non temere. Vuoi scommettere che ti levo una mosca dal naso senza nemmeno scalfirti? Vuoi provare? Eh? Vieni, Rice. Tocca a te, fratello. Se riesci a colpire 5 dita sopra il bersaglio, questo coltello è tuo. La grande regina Tenefi che domina su queste terre solo da me acquista le stoffe e i monili che ornano la sua bellezza. Ecco, a te, 3 denari. Un momento. È tornato Maciste! Prendi. Chi ha detto che arriva? Maciste, noi siamo la sua gente. Maciste. Maciste! Ehi, amici! Ecco, vedi? Da oggi questa è la tua gente. Tama, falle posto con te e siate amiche. È la prima volta che Maciste ritorna con una donna. Mi ha salvata da una sorte terribile. Quando arriva Maciste, la salvezza è certa. Per questo ho voluto seguirlo. Ancora nulla? No, nulla. Le vedette sono al loro posto, pronte a dare il segnale. Secondo il messaggio che ci ha inviato, il principe Hiram dovrebbe arrivare oggi. Chi è quella ragazza che hai portato con te? Antea. Perché l'hai fatto? Mi è parso di leggere nei suoi occhi quello che non avevo mai visto in un'altra donna. Maciste, non vieni? Eccola, questo è il mio unico amore. Lasciami, ti ho preparato un agnello grosso, grosso, come... Come te, mia dolce Aga. Sì. Tama! Ti ho portato da mangiare. Te ne vai subito, Tama. Tu sei di vedetta e io ho da lavorare là. Aspetta un poco. Non si accorgeranno neanche della tua mancanza. Addio, torna su. Maciste non perdona a chi manca al suo dovere. Thank you.
arriva il principe Ira. Salute a te, prode Maciste. Come avrei potuto mancare al richiamo del principe Hiram, il figlio del nostro amato re? Questi è Arsino, è l'uomo al quale debbo la vita. Siate benvenuti, venite nella mia tenda. Dove vai, Rice? Non è questo il tuo posto. Non sono più un ragazzo. Ma neanche un uomo. Verrà anche per te il momento giusto. Pensa alle mie armi e fa che siano lucenti. Presto dovrò usarle. Hai sentito? Bella impresa eroica. Devo occuparmi delle sue armi. Tu ridi, ma lo sai che non potrò mai sposarti se prima non avrò compiuto un'impresa valorosa? Questa è la legge della nostra tribù. Su, abbi pazienza. Io sono sicura che un giorno tu sarai un eroe e che il tuo nome sarà famoso come quello di Maciste. È difficile. Nessuno può eguagliare Maciste. Vieni, voglio mostrarti una cosa, una stoffa meravigliosa che ho comprato oggi. Su, vieni. Fu una notte terribile. Il re, suo padre, barbaramente ucciso. E io, per salvarlo, mi finsi uno dei seguaci più accaniti di Agathon. Gli dissi che l'avrei ucciso con le mie mani. Invece fuggimmo. E poi feci spargere la voce che nella fuga eravamo morti. Per anni sono stato nascosto covando il mio desiderio di rivincita e di vendetta. Ora è giunto il momento. Le tribù della montagna che si sono sottomesse mi aiuteranno. Ma nulla potremo se il popolo non si unirà a noi. Non è così facile. So che in Menfi c'è gente che rimpiange i tempi del vecchio re. Gente pronta a battersi per la giusta causa, ma il popolo è impaurito. Il terrore superstizioso per l'idolo del fuoco lo tiene incatenato. Bisognerebbe che... Avanti, parla. Bisognerebbe che il popolo sapesse che tu sei con noi per avere fiducia. Che ti vedesse, che ne fosse certo. È tutto qua? Allora è cosa fatta. Io andrò a Menfi e mi porrò alla testa del popolo in ribellione. E come entrare nella città? Le mura sono altissime, le porte sono sorvegliate. E poi, quando sarai dentro, chi ti porterà dai capi della ribellione? Io posso guidare il prode Maciste. Chi sei tu? Sono Omnes, il mercante. Tu non ti ricordi di me, ma io sì. Ti ho visto fanciullo alla reggia e conobbi tuo padre e tua madre. E come mai ti trovi qui? Io giro, signore. Vendo la mia merce a tutti, ricchi e poveri. E sono capitato qui nella speranza di fare buoni affari. Dimmi, perché ti sei offerto di farmi entrare in città? Perché anch'io odio Agathon e la regina Tenefi. Con i loro esosi tributi hanno impoverito tutti e si commercia male con la gente povera. È una questione di interesse, dunque. Come credi, giovane guerriero? A ciascuno la sua meta. Interesse per un mercante, potere per un principe, gloria per un condottiero. Giusto. E tu riusciresti a farci entrare in città? Le guardie mi conoscono bene. Io posso garantire per quelli che sono con me. E una volta in città, vi metterò subito in contatto con Mour, che tu conosci bene, Arsinoe. E con Cristo e Artone e Janok. Tutta gente che morde il freno e non aspetta che il momento per ribellarsi. E come sai tutto questo? Chi meglio di un mercante può sapere, intuire, capire? Ieri una frase, oggi un'imprecazione, domani una confidenza. Assomma tutto e finirai col leggere nel pensiero di chi ti parla. Eh sì, mi fido di te. Principe, i soldati di Agathon sono venali ed io sono povero, molto povero. Qui ci sono 20 pezzi d'oro. Usa quello che ti serve, il resto è per te. Grazie, principe. Se vogliamo giungere presto è necessario che ci si metta in viaggio questa notte stessa. Agor! Portalo con te e dagli tutto ciò che chiede. Durante la mia assenza è Tabor che comanda. Affilate le vostre armi e tenetevi pronti a combattere. Come potrò ricompensarti, Maciste, per quello che fai? Governando con generosità e giustizia. Te lo prometto. È la prima volta che ci separiamo, mio fedele Arsinoe. Vogliono gli dèi che la nostra impresa riesca, anche se dovesse costarmi la vita. Io torno sulle montagne dove tu sei. Se non potessi venire,
Mandami questo anello. Io farò quello che il messaggero mi dirà di fare. Portami con te, Maciste. Voglio far vedere a mio fratello quello che valgo. È presto, Rice, per te. La tua ragazza può aspettare. La via della montagna è più accessibile con il solo cavallo. Ti ho aspettato qui per dirti, torna, Maciste, perché se tu non tornassi io ne morirei. A nome della regina Tenefi stabilisce un premio di 100 pezzi d'oro a favore di colui che sarà in grado di consegnare nelle sue mani il ribelle Maciste. Chiunque abbia notizie otterrà udienza immediata. La cosa si sta facendo difficile. Una cifra simile tenterà più d'uno. Che pensi di fare? Per il momento è meglio andare nel mio magazzino. Là saremo al sicuro. Hai proprio deciso? Sì, prenderò la via del fiume, così nessuno mi vedrà. Là inizia la strada per Menfi. Non temi l'ira di tuo fratello Tabor e di Maciste? A Menfi potrò dimostrare quello che valgo, e quando Maciste mi vedrà combattere al suo fianco, non mi dirà nulla. Addio, Tama. Addio, Rais. E che gli dei ti proteggano.
Hai chiesto di parlare con me? Sì, grande Agadon. Chi sei? Sono Omnes, il mercante. E che cosa vuoi? Parlarti di Maciste. Da quando è uscito il bando, già 5 persone sono venute a parlarmi di Maciste. Mentivano! E al posto di 100 petti d'oro hanno avuto altrettante frustate. Io conterò il tuo denaro, Agadon, perché io stesso ho introdotto Maciste nella città. Badati, non mentire, perché per te forse potrei anche raddoppiare la razione. Anche se ti dicessi che Arsinoe e il principe Hiram, che tu credevi morti, sono vivi? Che dici? Sei pazzo? Dai, lasciami, mi fai male! Parla! Se non vuoi che ti spezzi le ossa! Io stesso li ho visti con questi occhi. Dove? All'accampamento di Maciste. E dov'è Hiram? Non lo so, ma Maciste è qui. Te lo posso provare, lasciami! Hai detto cose che valgono un regno. Guai a te se hai mentito. Hiram è vivo ed ha chiesto il suo aiuto. Per questo Maciste è a Menfi. E dove si trova in questo momento? Avrò il mio denaro. Certo, dunque! Orio, che era un bravo architetto, lui ha costruito un sistema per il quale da questo palazzo 100 orecchie si diramano per la città e tu puoi udire quello che dice il popolo. E come sai tutto questo? Orio, che quando era ubriaco, si confidava. Peccato che sia morto al termine del suo lavoro. Ho convinto Maciste a prendere contatto con i ribelli. Ci sarà Moros e Areste e Arsino e Giano, che altri ancora. Ma dove? Quando? Il mio denaro prima, il mio denaro. L'avrai. Tanto se hai mentito non uscirai vivo di qui. Sono nel giardino, sotto la statua del dio Cherus. Io stesso li ho consigliati a riunirsi là. Parola di Maciste. E per la fedeltà che ci lega verso il principe Hiram, vi assicuro che riusciremo a riconquistare il regno. Ne siamo certi, Maciste. Ordina ciò che dobbiamo fare e noi obbediremo. Grazie, amici. E ora state a sentire. Come ho promesso al principe Hiram, voi tutti domani riunirete i vostri uomini. Voi, venite con me. Voi, appostatevi là. Presto! Questo è tutto. Ora tornate alle vostre case e tenetevi pronti a combattere. I soldati! A mio figlio! L'hanno ucciso! Un maledetto! Fuggite! Fuggi, Arsinoe, e pensa al principe! Thank you.
ecco il tuo prigioniero, mia regina. Non avresti creduto, Maciste, di finire nelle mie mani. Che possono ora la tua forza e la tua potenza? Se fossi in te, regina, non mi vanterei della tua vittoria. Sei fiero oltre che forte. Eppure basterebbe un mio cenno e il tuo corpo sarebbe trafitto da 100 lance. Ma sarebbe un peccato. Ti salvo la vita se resterai al mio fianco. Ma che dici, regina? Cerchiamo invece di sapere dove si nasconde il principe Hiram. Altrimenti lo diamo in pasto agli uomini Yuri. Non temere, Agadon. Maciste non si farà complice di chi opprime il popolo e il regno del suo sangue. Credi? Eppure io ti dico che ti costringerò alla mia volontà. Portatelo via. E tu, Temail, ricorda, ne risponderai con la tua vita. Avanti, obbedite. Ma non ti capisco, Tenefi. Perché non metterlo alla tortura? Così potremo finalmente sapere dove si nasconde il principe Hiram. E sia. Fa avvertire il popolo che domani Maciste sarà sottoposto alla prova suprema. Come vedi, sono sepolti i tuoi compagni. I carri falcati sono pronti a un mio segnale a squartare il tuo corpo e a troncare le loro teste. Se riuscirai a frenare l'impeto dei cavalli, prometto solennemente la libertà a te e a loro. Se non sapessi che nessun essere umano può vincere una simile prova, direi che la tua generosità è eccessiva per degli uomini che hanno congiurato contro di te. Così ho deciso e così sia fatto. Si dia inizio alla prova. Thank you.
La prova è finita! Che fai, regina? Il popolo è in delirio per Maciste. Non temere, mio buon Agadon. Hai dimenticato forse il potere magico dello scettro dei miei avi? Hai vinto. Sei forte. Ora inginocchiati davanti a me. È la regina che te l'ordina. Sì, mia regina. Ordina e io ti obbedirò. Male l'amore. E tu non sei innamorato? E sarei così grasso se lo fossi. Voglio mostrarti la città dall'alto del mio giardino. La festa continua. Il suo contegno passa ogni misura. Sappi aspettare e agisci con calma. Maciste non è invulnerabile. Vedi? Menfi è ai nostri piedi. Ma è poco per me. Fin da quando ho sentito parlare di te, sognavo di averti al mio fianco, Maciste.
Sarai tu che mi aiuterai a diventare la regina più potente della Terra. Sì, Tenefi, farò tutto ciò che vorrai. Non avrai rimpianti per il passato. Non mi ricordo del passato, la mia vita comincia da quando ti ho conosciuta. E resterai sempre al mio fianco? Nessuna forza mi staccherà da te. Mia regina, i notabili della città vogliono prendere congedo da te. Altre volte ti sei preso questo incarico per me. Allora ero sicuro di poterti degnamente sostituire. Oggi no. Aspettami qui. Tornerò presto. Presto! Ho ucciso una sentinella di guardia. La strada è libera. Puoi fuggire. Fuggire? E perché? Vieni! Andiamo all'accampamento. Riuniremo le nostre forze a quelle del principe Hiram. Io sono al servizio della regina. A quale accampamento dovrei venire? Al nostro. Maciste, tu glielo dirai a mio fratello che io ti ho liberato. Glielo dirai e lui permetterà che io sposi Tama. Non so di chi stai parlando, giovane. Chi è tuo fratello? E chi è Tama? Ma che dici? Cosa mai ti è successo? Io sono un fedele soldato della regina Tenefi. E solo a lei devo obbedienza. Maciste! Mio degno Arsinoe, purtroppo è vero. Tutti ne parlano. Maciste è passato dalla parte della regina. Non è vero. Non può essere. Finge. Segue un suo piano. Se fosse vero, bisognerebbe assecondarlo. Ho parlato con gli altri. Sono tutti pronti a dare la vita per Maciste, che li ha salvati da morte sicura. E che fare? Avvertire il principe Hiram. Dirgli di mettersi alla testa degli uomini della montagna. Calare in forze sulla città. Non appena saranno in vista di Menfi, il popolo si ribellerà. E chi avvertirà il principe? Io. Tu, sì. Se mi dirai dove potrò trovarlo e se mi darai l'anello che garantirà per me. Prendi. Per tutti gli dèi, un trabocchetto. Ti giuro che ne ignoravo l'esistenza. Qualcuno aveva interesse a sopprimermi. Ma cosa dici, Maciste? Nessuno al palazzo ti vuol male. Ed ora ti prego di scusarmi, la regina mi aspetta. Mio signore, ancora 100 pezzi d'oro e tu potrai liberarti anche del principe Hiram. Questo
garantisce che egli farà ciò che io gli dirò. E qual è il tuo piano? Gli dirò che deve affrettarsi, che Maciste ha preparato la rivolta e non aspetta che lui. Lo guiderò alla gola di Kerem. Là lo aspetteranno i tuoi soldati e sarà facile per te averne ragione. Vai, parti, prendi uno dei miei cavalli per fare più presto. No, è molto meglio non rischiare, perché uno dei tuoi cavalli darebbe nell'occhio. Lascia, io arrivo sempre dove devo arrivare. Fai in modo di predisporre l'agguato, al resto penserò io. Sei astuto, Omnes. Addio, e ricordati, alla gola di Kerem. Ti saluto, prode Maciste. Dalla notte dei tempi, i re di Menfi si tramandano un segreto. Lo scettro del comando in loro possesso contiene un filtro magico ed un aculeo che questo filtro inietta. Chi ne è colpito perde ogni memoria ed ogni volontà e diventa in loro mano un docile strumento. Di questo si è servita Tenefi per soggiogare Maciste. A nessuno i re possono svelare questo segreto, altrimenti il filtro perderebbe ogni efficacia. E nulla potrà far guarire Maciste. Quando Maciste nacque mi fu affidato. Volevano che ne facessi l'uomo più forte e valoroso della terra. Io promisi e ho mantenuto la promessa. Siedi. Ti darò un filtro che annienta il potere dell'altro. Ma a nulla questo filtro serve se chi lo porta non è disposto a farlo anche a rischio della propria vita. Io sono pronta. Dimmi che devo fare. Leggo nei tuoi occhi la determinazione, il tuo amore. Anche questo però è un segreto di cui tu sola devi essere partecipe. Altrimenti il filtro che ti darò sarà completamente inefficace. Giura. Per l'amore che porto a Maciste, maga, te lo giuro. In questa cerbotana c'è una piccola punta che tu lancerai su Maciste. L'effetto sarà immediato. Vai, e torna quando avrai motivi più seri. In che cosa posso esserti utile, bella figliola? Vorrei parlare con Temail, il tuo comandante. E perché vuoi parlarmi? Sei troppo curioso, ma basterà che tu gli dica che c'è la ragazza del villaggio di Milas. Sono sicura che mi riceverà. Al suo posto non perderei un istante. Bon! Accompagna questa ragazza da Temail. Vieni con me. Aspetta qui. La stanza di Maciste, sai dirmi dove si trova? Là in fondo. Thank you.
La regina ha dato ordine che tu non ti muova dalla tua stanza. È un ordine, capito? Ma aspetta, che fai? Fermati! Fermati! Sei impazzito! Allarme! Allarme! Ferrate le porte! Per poi sparire. Qual è il motivo della tua visita? Parla! Perché ti trovi in questo posto? Non ho niente da dirti che ti interessi. Non ho più bisogno di te. Allarmi! Magista è fuggito! Piccola vipera! No! Ti giuro che parlerai, io non sono più Temaglio. Vieni! Regina, costei si è introdotta nella reggia con l'inganno ed io l'ho trovata in atteggiamento sospetto, certamente complice della fuga di Maciste. Alzati, ragazza, presto. Alzati e rispondi. Chi sei? Sono Antea. Ma che importanza può avere il mio nome per te? Tu non potrai mai capire, regina. Sei nata per l'odio e per l'inganno ed è solo con l'inganno che hai potuto conquistare Maciste. Io l'ho liberato. Tu. E come? Che importanza ha sapere come? Adesso lui è libero. L'ha liberato il mio amore. Per me è finita. So che tu ti vendicherai su di me, che mi ucciderai. Ma Maciste saprà quello che io ho fatto per lui. Uccidetela! Aspetta, regina. Quello che avevo predetto si è avverato. Maciste ti ha ingannata. Ed io leggo nei tuoi occhi un odio implacabile. Vuoi vendicarti di lui? Sì. Allora fai annunciare che sarà sacrificata al dio del fuoco. Maciste non è uomo ad abbandonare coloro che gli sono stati sempre fedeli. Farà di tutto per salvarla e cadrà nelle nostre mani. Gli uomini Iuri faranno il resto. Che il popolo sappia. Antea, rea di tradimento, sarà domani sacrificata al dio del fuoco. Così sia detto e così sia fatto. No! No! No, lasciatemi! No! Thank you.
Chi sei? Mio amato principe, questo anello che tu ben conosci mi ha permesso di giungere fino al tuo sorvegliatissimo rifugio e testimonia della mia fedeltà. Principe, il popolo al comando di Maciste si ribellerà. E allora perché non è venuto Arsinoe in persona? Ed ha mandato te. Io vado e vengo per la città senza destare sospetto. Arsinoe invece deve tenersi nascosto. Perché correre rischi? Qualcuno potrebbe riconoscerlo e allora... Quanto tempo occorre perché i tuoi uomini siano pronti? Da anni aspettano questo momento. Siamo pronti a metterci in marcia anche adesso. Ci uniremo a Maciste. Maciste già si è mosso. Io vi ho avvertito. E facendolo, ho obbedito agli ordini di Maciste stesso. Bene. Arsinoe consiglia di raggiungere Menfi passando dalla gola di Kerem. È la meno sorvegliata, dice. E anche la più breve. Principe, io vado. Non appena gli uomini saranno pronti, noi partiremo. Prendi, mio bravo Omnes. Tanta è stata l'ansia di avere notizie che non ci ho pensato prima. E l'anello che mi hai portato per farti riconoscere, tienilo, è tuo. Grazie, principe. Iram starà già marciando verso la città. Iram? E chi lo ha avvertito? Io ero nell'impossibilità di andare, di muovermi, ho mandato Omnes. Omnes? Aspetta, sì, io ho visto Omnes alla reggia. Veniva dalle stanze di Agadon. È lui che ci ha traditi. E dire che sono stato io che ho detto a Omnes di passare per la gola di Kerem, dove certamente ci sarà un agguato. Non c'è tempo da perdere, vieni. Il bando. Popolo di Menfi! La prigioniera Antea, rea di aver liberato il ribelle Maciste, sarà posta a morte al calar del sole davanti al dio del fuoco. Antea, è stata Antea a liberarmi. Vieni, Arsino, e devo salvarla. Ma come potrai? Nessuno è mai entrato nell'antro degli uomini Yuri. Dobbiamo andare, vieni. Corri al mio accampamento e con i miei uomini andrai alla gola di Kerem in aiuto di Iram. Io vado al tempio del dio del fuoco. Bene. Maciste! Fermati! Tu stai andando incontro alla morte! Chi sei tu che osi fermarmi? Colei che vuole salvarti ora che corri verso la fatale montagna tonante. Dammi ascolto, ti ho sempre protetto. Queste braccia ti hanno tenuto quando eri bambino. Yalis! Sì, Yalis. No, non è possibile. Se per salvare me deve morire colei che amo, rinunciaci, maga. No, Maciste, non temere. Mai proporrei a te una simile cosa. Voglio però indicarti la giusta strada senza che tu cada nelle mani di chi ti odia. Arriverai al tempio per una via che io soltanto conosco. Va alle rapide del fiume. Segui il corso del torrente sotterraneo. Alla fine riemergerai. A 30 passi avanti a te c'è un masso, spostalo. Quello è l'ingresso dell'antro dei mostri. Ma attenzione, salvati dalle unghie degli uomini Yuri, sono terribili. E ricorda, il maleficio del dio del fuoco finirà soltanto se riuscirai a strappargli dalle braccia la sua vittima.
Grazie, Maga. Buona fortuna, figliolo. Va e che gli dei ti proteggano, Macisto. Benvenuta, mia regina. Tutto è pronto, non si aspetta che il tuo ordine. No! No! Lasciatemi! Non voglio! Non voglio, maledetti! Assassini! No! Calatela nell'antro degli uomini Yuri! Voi, con me. Avanti! Voi, di là! Voi, andate da quella parte! Come appare, colpitelo con le lance! Nascondetevi!
Salvatemi! No! 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 Aiuto! Attenzione, maciste! Salvati dalle unghie degli uomini Yuri! Sono terribili! Maciste, hai proprio deciso. Non vuoi restare al mio fianco? Ti ringrazio, mio re.
Ma tu sai che il mio destino è altrove. Ma forse un giorno tornerò. E ricorda, governa con saggezza e giustizia. Te lo prometto.